Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ti piace il cocomero? Sì. Ti piace il cocomero? Mi piace, sì, è buono. Porco Dio! Che schifo! Vabbè, ma questa è la nuova margherita! Noi te la cuociamo al forno direttamente dentro a una, un cuoppo di cocomero! Ma butta quella roba, bro! Bro, t'ho detto, raga, ultimo try, andavo in Tunnel Vision. Die, grazie per 27. Manca L'ho ancora il sfidato dolce lampione. notte, però quello perlomeno non mi ha distrutto pure quel locale. Con il Dio, cazzo. Cos'è che quello là è il sushi? Anche perché Elon Musk non lo farebbe mai una roba del genere. Sarebbe una mancanza di rispetto allucinante. Reddit, di Twitter, scusate. Don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The other. Mi piace duro te. Duro dentro al blu. Non arriverai più per nessuno. Mi piace duro te. Ragazzi, mi piace duro dentro. Se così non sarà, chi le chiamò la cioè? Banana, banana. Il culo si mi piace. Mi piace. Anni, porco Dio. Ma che fallimento. Dove ho sbagliato? Dove ho sbagliato? Ah, beh, ma ferro... adesso è delirare. Adesso raga, però queste qui non so le corse ebraiche, no? Le che tipo so quelle? Cipata! Che devi arrampicarti un po' sopra i muri, sopra le cose, in cielo, è impossibile. Ah, oh, quelle tipo Holy Up dell'ultima volta. Che fai? Ho il padrottino. Uno della sera. Che è successo? Ora esco dalla stream e lo fai al primo momento. Già, cos'è questa ira funesta? Ricopriti. Zoom mattina! E io ci credo. Vabbè. Tieni premuto quel pulsante, porco Dio. Non è che lo devi tenere premuto. Tuan e Kundispa. Qualcosa di brutto che non vorremmo mai vedere alla YouTuber League, alla YouTube. Sono d'accordo, Marco, anche perché sembrava un mini pecca che menava tre scheletrini. Per Summer Cup e in generale in un qualsiasi contenuto presente sul mio canale. Non è un messaggio che ci piace far passare. Non è un messaggio che ci piace far passare, Federico Marconi, il video si chiama letteralmente Ciao Giammo, la prima rissa. Avevo la live col volume al massimo ed è partita una domandina. Il criceto si è spaventato ed è morto d'infarto. Beldora, diaframmino, strego, come da pioggia, no? Quanto piove? Vabbè. No, pezza, non credo. No. Madonna, chi è quello? No, no, non penso ci siano. Che cazzo ha fatto? Non ci sono le guette, non ci sto, raga. No, oddio, volevo fare una gag sul fatto di pestare le persone, ma mi rendo come mi ricordo ogni volta che ti dà fastidio, quindi non le posso fare. Cioè che io ti pistavo, quindi non potevo far vedere la pancia perché avevi tutti i lividi. Così sembra che sono incinta, è diverso. Appunto, esatto. Cioè l'idea era quella. Non vuoi essere incinta di me. Perché? Non vuoi smerdare, smielare merda dal culo nel mentre che metti al mondo una persona. Guarda che invece sarà anche disgustoso, ma le donne cacano. Fanno della enorme cacca quando. Hai mai visto la cacca di tua madre quando ti ha messo al mondo? Io sì. Mamma c'ha le foto. Senti, c'è il gatto che chiama. Forse dopo che sono stato lasciato qui da solo per 13 giorni e ho dovuto pensare al gatto nel 6 giorni di mentre Twitch, GTA o LOL? GTA era quella giusta, sono sicuro. Questo perché c'è stata un'invasione di giapponesi su GTRP. Poi che c'era? Gioco più visto degli ultimi 7 giorni? GTA o LOL? GTA, sono sicuro. C'è stata un'invasione di giapponesi.
Poi terza squadra di Milano, occhio alla scelta. Se non gli danno terza, dei soldi, che è molto di merda. Chi lavora guadagna 1000 euro, questo ne guadagna 100.000. Ancora con sto discorso. Ancora con sto discorso. Ancora, porco Dio, con sto discorso. Non so 100.000, so 200.000 al mese. Dio cane! Porco Dio, Francesco, svegliati! Niente, non si può fare niente. Non continuano a sbagliare. Faccio il saluto di tutti i giorni. Eccolo! My man! Non si smentisce mai. Palle grosse. Palle grosse. Perché raga, non puoi parlare in senso. Appunto, infatti è giusto. Sicuramente mi piace succhiare e discutere delle attualità. Sono anche una studentessa. No! No! Ah, no! Ok, Oh, chi è Sofia Fiorini? Ah, ok. Vabbè, dai, può capitare. È un piccolo meme goliardico, dai. Per ridere, ma per ridere. Ha giocato, le gioca tutte dalla mattina alla sera, le sa a memoria. Frate, è un sorpasso insensato. Ma non era meglio di lista delle troie? Porco Dio. Oh, queste, Marzo! Queste sono, Marzo, ci siamo! Marzo, ci siamo! Le colonne... Queste! Queste allora, sono! Sul primo salti in modo tale... che non ci arrivi, quindi ti aggrappi. Una volta che ti sei aggrappato, per sicurezza, giri verso... aspettato per farmi prendere la scia e farmi recuperare, cioè non so se è È un bravo pischello. Ma guida proprio bene. Posso dire che davanti c'è del rispetto? Guarda, sono su due. Cerco un tutti contro tutti. Trovo un tutti contro tutti. Gioco il tutti contro tutti. Ci sarà nella lobby sicuramente un tumore di merda, un cancro da estirpare. Ti giuro, entro ottobre, betto, entro ottobre 500 sub giftate, 500 sub giftate, che quello zio o è tedesco o è francese. Quando gli vado a guardare il profilo. Bugaio Saga, gran giocatore. Gran giocatore, Arteta sta a fare lavorone. L'unica cosa che non gli devi far fa mai, e però l'hanno capito, me sa, perché da quel che ho visto un Premier l'hanno capito, non gli devi far tirare i rigori a Saga. È l'unica cosa che deve fare, frate. Bello. Datemi a me lo stipendio di Arteta, cioè voglio dire, nel senso.